Vocazione viene dal verbo latino vocare, chiamare, ed è una, appunto, una chiamata di Dio da tutta l'eternità. Ed è un'esperienza che ognuno di noi dovrebbe fare in realtà, solo che per alcuni c'è una chiamata più specifica, più particolare che il Signore fa per annunciare il suo Vangelo. E come avviene? Vi faccio un esempio che ho vissuto. C'è un ragazzo universitario, Mauro, che un giorno viene da me e mi fa: Padre Alberto, ci sono due cose nella mia vita che sono un po' un filo conduttore, un filo rosso che ho sempre ritrovato e che adesso si fanno più insistenti. Uno è che questo non è il mio posto e due, che il Signore mi chiede qualcosa in più. E allora ci sono questi punteruoli, queste banderuole che il Signore mette nel nostro cuore, che si ripetono costantemente. Questo è un segno, no? Un segno che il Signore sta chiedendomi qualcosa in più, che mi sta interpellando e mi chiama a fare un'esperienza, un salto, perché a volte è proprio anche un salto nel vuoto, fidandomi di Lui.